Buongiorno a tutti dalla compagnia Non fate caso a noi, benvenuti al nostro spazio serio, benvenuti alla terza puntata di Punto alla Trama. Sono sempre Flaminio, regista e attore della compagnia Non fate caso a noi, dall'altra parte Massimo Saracino della compagnia Non fate caso a noi. Oggi Ciao, ciao a tutti. siamo qui per parlare, credo anche questa volta sotto vostro suggerimento, di un orgoglio italiano, di un'opera magistralmente scritta da Niccolò Machiavelli, altrimenti detta la La Mandragola, a mandragola. seconda delle... La traduzione. La trama questa volta è un po' più semplice, quindi approfitteremo per leggervi qualche esempio, anche perché la lingua, quel periodo, il fiorentino di quel periodo è qualcosa di meraviglioso. Sì, sarà difficilissimo pensarlo. Ci proviamo. Sarà difficile per me, quindi vediamo. Andiamoci dentro. Comunque siamo in una Firenze non meglio identificata, ma realisticamente anche lì intorno al 1600. Siamo a Firenze, siamo in Italia e qui troviamo un cittadino. Qua è un baldo trentenne di bell'aspetto, che da poco è arrivato in Italia. Perché? Perché lui nasce italiano, a 10 anni viene trasportato dai suoi tutori a causa della morte dei genitori a Parigi e lì vive, cresce, zoviglia e diventa medico. Quindi lui al suo 30° anno di età, insomma, si è fatto la maggior parte della sua vita a Parigi, dove scopriamo che ha distribuito il suo tempo tra studi, faccende serie e piaceri. Insomma, ci fa capire che questo qui all'estero si è un po' divertito, però cosa succede? Che mentre lì che gozzoviglia incontra un tale italiano, un tale fiorentino che gli narra le lodi di una sua parente. In questo caso ci viene detto che questa donna è talmente bella che se anche tutte le donne italiane fossero dei mostri, lei da sola basterebbe a far sì che le donne italiane siano da considerarsi più belle di quelle parigine. Ci viene descritto così. E nominò Madonna Lucrezia, moglie di Messer Nicia Calfucci, alla quale dette tante laude e di bellezza e di costumi che fece restare stupidi qualunque di noi. E di me destò tanto desiderio di vederla che io, lasciato ogni altra deliberazione, né pensando più alle guerre e alle pace d'Italia, mi messi a venir qui. Fatto sta che lui arriva a Firenze, credo si la intraveda, comunque ne riconosce le fattezze e si innamora perdutamente. Un paio di problemi. Punto primo, lei ci viene descritta come una donna molto pura, molto casta, molto fedele anche, perché scopriamo che è sposata. Ci viene detto per nulla avvezza alle cose amorose. Il secondo appunto è il marito, che è un uomo molto ricco, anche molto potente, Molto insomma, vecchio. esatto, vecchio, da cui però Lucrezia pende dalle labbra e viceversa, anche Nietzsche è abbastanza succube della bellezza della moglie, però appunto sa di avere una moglie molto avvenente, quindi la tiene un po' in casa, non vanno da nessuna parte. Il povero Callimaco non avrebbe neanche occasione per insidiare questa poverina. Succede però che Callimaco ha la fortuna di avere un buon amico tale Liburio, che è un ex sensale. Per chi non lo sapesse, i sensali sono quelli che creano i matrimoni. Quando I venivano combinati... tramezzani! Da me si Esatto. chiamano i tramezzani, gli intermediari praticamente. Esatto. Quando veniva deciso un matrimonio, per far sì che entrambi i fanciulli fossero d'accordo, gli mandava il sensale a dire a lui: guarda che c'è quella che ti vuole. E andava da lei: guarda che c'è quello che ti vuole. Così magicamente nasceva una Voilà. coppia. Quindi sappiamo che questo Ligurio è molto avvezzo a, insomma, intortare la gente, far... Tra l'altro ha l'amicizia anche con Nietzsche. Infatti scopriamo che l'interesse di Ligurio nell'aiutare Callimaco è molto più di portafogli che di cuore. Ligurio ha due idee intelligenti. La prima è quella di proporre a Nietzsche di andare in bagno, che così Callimaco possa insidiare la giovane, però dice magari lì trova degli uomini più belli, più intelligenti di te e quindi tu rimani. Puntino. Idea numero due. Climaco, come sappiamo, è un medico e quindi fingiti medico, tanto sei già. Facciamo credere a Nietzsche che tu hai una pozione miracolosa perché Nietzsche e Lucrezia hanno l'enorme problema di non riuscire a concepire dei figli. Molto presumibilmente perché appunto Nietzsche è molto vecchio e la povera Lucrezia poco ne può, però in quell'epoca sappiamo che quando succedevano casi di infertilità la colpa era sempre e comunque della donna. Quindi Poveraccio. bisogna curare l'infertilità della donna. Quindi Ligurio va Nietzsche lo convince che è arrivato questo luminare da Parigi che ha curato l'infertilità di mezza corte di Francia, che ha curato addirittura la regina e quant'altro, lo comincia a parlare con Climaco. Abbiamo l'incontro tra quindi Ligurio, Climaco che fa la parte di essere questo gran luminare e il povero Nietzsche che è come un povero deficiente. Gli viene detto che Climaco ha questa pozione miracolosa fatta dalla mandragola, non ricordo se sia una pianta realmente esistente o no, comunque la leggenda alchemica vuole che la mandragola abbia poteri curativi e taumaturgici incredibili, ma è velenosa. Ma prima di questo scopriamo come Nietzsche si va a infinocchiare dal semplice fatto che Climaco conosca il latino e sappia citare versi in latino con maestria.
Egli è la verità. Ma a voler adempiere il desiderio vostro, è necessario sapere la cagione della sterilità della donna vostra. Perché le possono essere più cagione. Nam cause sterilitatis sunt, aut in semine, aut in matrice, aut in instrumentis seminaris, aut in virga, aut in causa estrinseca. E poi aggiunge, potrebbe, oltre a di questo, causarsi questa sterilità da voi, per impotenzia, che quando questo fussi non ci sarebbe rimedio alcuno. E Nietzsche qui si incazza e dice, impotente io, oh, voi mi farete ridere. Io non credo che sia il più ferrigno e il più rubizzo uomo di Firenze di me. Però al di là di questo essere toccato nell'onore maschio, comunque Nietzsche sente parlare latino, quindi dice, ah sì, si vede che sa niente, si vede che ne sa. In più appunto Calimaco lo intorta raccontandogli quante coppie sterili in Francia ha curato, come diciamo prima, la regina, molti nobili, quindi lo comincia a far prendere alla povera Lucrezia questa pozione di mandragora. Quindi c'è un contraffetto, una controindicazione. La prima persona che dormirà la notte stessa in cui la donna avrà preso la pozione di mandragora, questa persona... Che farà all'amore, che non proprio che dormirà. Esatto. Con cui giacerà, con cui farà all'amore, questa persona se la squaglia. Quindi Nietzsche dice, ma come, io faccio tutto questo casino e poi muoio? Arriva di nuovo Ligurio con la sua intuizione fulminea, dice, ho un'idea, prendiamo un tipo a caso, lo accoppiamo, lo ficchiamo nel letto di Lucrezia, così lui fa quello che deve fare, il giorno dopo se la quaglia, così tu non hai nemmeno qualcuno che possa eventualmente ingiuriarti e in più te la cavi. Cioè lì per lì è perplesso, dice, ma come, ma farmi becco, dice, non è una cosa fattibile, però l'ha fatto il re, l'hanno fatto i nobili, vuoi essere così bifolco da non farlo anche tu? Quindi prima parte del piano, comincia Nietzsche, ma non resta che cominciare Lucrezia. Ma Lucrezia, come sappiamo, oltre a essere donna, buona morale, quindi è difficile dirle, guarda, fai questa roba, avrai un mortus alla coscienza, ma bene, è tutto molto sospettosa, perché ultimamente le pazzie del marito l'hanno fatta insospettire, questa fissa del marito per farla rimanere incinta non le suona tantissimo bene, quindi bisogna trovare una maniera per convincerla. La maniera migliore è farla convincere dal suo confessore. Confessore comunque ha una morale sui generi, lo sappiamo perché appunto quando Ligurio, Nietzsche e Nietzsche vanno in prete, lo importano in questa maniera. Ligurio dice questo, è seguito che o per stracurataggine delle monache o per cervellinaggine della fanciulla là si trova gravida di 4 mesi, di modo che se non ci si ripara con prudenza il dottore e le monache, il fanciullo, la fanciulla, Camillo, la casa dei Calfucci è vituperata. E il dottore stima tanto questa vergogna che è stato, quando non la si palesi, dare 300 ducati per l'amore di Dio. So voi e la badessa ci potete rimediare. Potete persuadere la badessa che dia una pozione alla fanciulla per farla sconciare. Chissà cosa avrà voluto dire. Ma la morale del prete se ne va a farsi benedire sotto il pagamento di 300 ducati. Cosa serve questo espediente narrativo? Serve a Ligurio per spararla grossa e poi dire, no, guarda, quello è risolto. Ti devo chiedere una cosetta che al confronto, guarda, è veramente una cazzata. E gli propone appunto di convincere la donna a prendere questa benedetta pozione di mandragola e a giacere con questo povero Cristo che dovrà morire. Ovviamente il prete non se lo fa ripetere due volte, accetta. Non solo, accetta anche di fare il finto Callimaco, perché il vero Callimaco sarà quello che farà appunto il garzoncello, il ragazzo che dovrà essere accompagnato e fittato a forza nella stanza di Lucrezia. Arriva la sera, Callimaco si fa trovare appunto tutto storto da Nietzsche, il servo di Callimaco, il finto Callimaco, ovviamente Ligurio, viene preso, occupato, malmenato, legato e ficcato a forza nella stanza di Lucrezia. Quello che succede dentro la stanza ci viene elegantemente raccontato da Callimaco, che racconterà la mattina dopo come mai è così raggiante. La signora, dopo essersi divertita tanto con Callimaco e viceversa, dice questo: poiché l'astuzia tua, la sciocchezza di mio marito, la semplicità di mia madre e la tristizia del mio confessore mi hanno condotto a fare quello che mai per me medesima avrei fatto, io voglio giudicare che venga da una celeste disposizione che abbi voluto così, e non son sufficiente a recusare quel che il cielo vuole e che io accetto.
è quel che mio marito ha voluto per una sera, voglio che egli abbia sempre. Quindi diventano amanti per sempre. Esatto, arriviamo alla fine della testa, in cui arriviamo alla conclusione di questa gigantesca farsa, in cui appunto Callimaco si incontra il mattino dopo con Lucrezia, anche lei stranamente raggiante, con una luce negli occhi diversa, e appunto dice al marito Nietzsche: guarda, questo dottore, questo Callimaco, mi piace, lo so, pensate, è talmente bravo, talmente sapiente che voglio che diventi parte della nostra casa, quindi che sia un ospite fisso, addirittura gli daremo le chiavi in maniera tale che lui possa andare e venire, così finisce con l'allegra combriccola guidata al frate che va in chiesa per confessare a Lucrezia che si è dovuta e lei immolare in questa triste impresa. Coraggio. Esatto, coraggio. Finisce così questa gigantesca e meravigliosa farsa. Ora, non vi diremo come sempre il per come, per questo dovrete aspettare martedì prossimo il nostro tè da tè. Intanto due motivi per leggerlo. Vi consiglio soprattutto anche di leggerlo perché se amate l'italiano, le belle lettere, il fiorentino di quell'epoca è qualcosa di meraviglioso. E ovviamente il secondo motivo, il più importante, è quello di cosa staremo a parlare martedì prossimo. Quindi ci rivediamo martedì prossimo, vi rimando ai nostri soliti canali, il canale è quello che non si può dire qua su Facebook, ma è quello rosso che inizia con U e finisce con U, dove ci trovate come Non Fate Caso a Noi, la pagina Facebook in cui ci trovate come Compagnia Non Fate Caso a Noi, il nostro canale Instagram sempre Compagnia Non Fate Caso a Noi, trovate tutti i link in descrizione, quindi giù e su a seconda di dove ci state vedendo, e ci vediamo martedì prossimo. A martedì, ciao.